Sì, naturalmente oggi abbiamo un progetto di riforma che prevede un gigantismo burocratico enorme, un enorme taglio del personale, intendo il personale che sta a rapporto con i pazienti, quindi personale medico, infermieri, diciamo operatori sociosanitari, e un'idea di accentramento della programmazione sociosanitaria che si allontana dai territori e si concentra nelle mani di poche, in realtà del Presidente della Regione. Però oggi abbiamo appreso anche delle cose nuove. La prima è che si può abrogare una legge e approvare la stessa identica legge nello stesso giorno, perché è quello che si appresta a fare la Giunta per un motivo molto semplice, che è quello di evitare il referendum. E poi apprendo anche un nuovo concetto di partecipazione, diciamo partecipazione lampo, talmente lampo che nessuno si accorge che viene fatta partecipazione, cioè si chiede ai cittadini di esprimersi su questa riforma, alle associazioni, ai cittadini e ai medici, in 5 giorni, e questa partecipazione dovrebbe essere fatta via email, e a noi consiglieri vengono dati solo 6 giorni per fare gli emendamenti a questa legge, che ripeto in realtà è un escamotage per non celebrare il referendum, cioè un istituto di democrazia fondamentale. Ecco, rispetto a questo faremo un fronte compatto fuori dal Consiglio e dentro il Consiglio, perché dentro il Consiglio faremo opposizione durissima.